è inoltre divenuta, attraverso una specifica formazione che include anche un periodo di tirocinio, la prima assistente all'affettività e alla sessualità per disabili in Italia, ed è questa la ragione della sua presenza qui oggi. Secondo Anna, con la quale ho avuto modo di confrontarmi, occorre non fraintendere l'uso dell'aggettivo sessuale accanto alla parola assistente. L'assistente sessuale non fa sesso con la persona disabile, non sono previsti né rapporti completi né rapporti di altro genere con lui. Più che di sessualità, e lo vedrete dal video, Anna ci parlerà di intimità, che è un qualcosa che accade prima di arrivare ad una pratica sessuale che, come detto prima, non è prevista. L'assistente sessuale non ha facoltà di vivere rapporti sessuali con le persone disabili. Dalla visione del video emerge un'estrema delicatezza e sensibilità sia da parte di Anna che da parte di Matteo nel vivere l'amore, l'affettività e la sessualità e nell'esprimersi su queste delicate tematiche. Buona visione e grazie per essere qui.